Ciao a tutti, il mio nome è Sara e benvenuti sul mio canale. Se non siete nuovi sul mio canale, saprete che Harry Potter e il mio amore per i libri di Harry Potter non è un segreto. Parlo sempre di Harry Potter, sto attualmente rileggendo i libri di Harry Potter, ma forse quello che non sapete è che io un paio di anni fa ho iniziato a collezionare i libri di Harry Potter, sia l'intera collezione, anche se ne ho solamente tre copie intere, ma in particolare la pietra filosofale, perché è comunque il primo ed è quello che si trova quasi sempre in tutte le librerie. Ovviamente ho collezionato non solamente le versioni italiane, ma anche le versioni estere. Ogni volta che vado in un paese nuovo in cui non sono già stata, tendo sempre a comprare una nuova versione di Harry Potter perché semplicemente il mio amore è infinito e sì, lo so, sono un'ipocrita perché continuo a dare soldi a J.K. Rowling, vabbè. A parte questo, oggi sono qui per questo video super trash, appunto per mostrarvi tutte le edizioni che ho per adesso di Harry Potter e la pietra filosofale. La prima copia che è anche la più divertente che voglio mostrarvi è questa qui, che è quella da cui io ho letto per la prima volta i libri. Ed è divertente non solo perché è super rovinata, cioè non so se si vede, ma è un po' fatta così, ma perché appunto dentro, nella prima pagina, io ero così stupida che ho scritto i nomi di certi personaggi non ricordandomi chi fossero. Quindi ora ve li leggo. N.Pacioc, che poi in realtà qui è Longbottom, ma vabbè. Quello della ricordella, imbranato. Dean Thomas, uno del dormitorio. Vabbè. Crabbe e Goyle, Friends of Malfoy. Proprio Friends of Malfoy. Wood, il capo di Grifondoro, più... E poi non ho più scritto niente. Poi non è il capo dei Grifondoro, è solamente il capo del Quidditch. Ignorante since the start. Nick Q.S.T. Uguale, fantasma. Bene, il prossimo è bellissimo. Filch più Mrs. Norris. Uguale, custode più gatta rompicoglioni. Uguale, garza. Neanche gazza, garza. Andiamo avanti. Flitwick, che ho pure sbagliato a scrivere, tra l'altro. Quello vecchio della piuma del Wingardium Leviosa. Poi mi devo essere stancata e non li ho più scritti tutti. Però sì, molto disagiante. Seguendo poi questo filone, ho ovviamente quella del XX italiana, che è in questa copertina rigida. Tra l'altro, non so se qualcun altro l'ha notato, ma in realtà sono diverse perché la scritta Harry Potter è diversa. Qua è come nei film, possiamo dire, e qui invece è in questo bruttino font. Ma noi non ci lamentiamo, Salani, ti amiamo lo stesso. Poi non per dire, a me il font sembra molto più piccolo, ma vabbè, queste qua sono cose che noto io perché studio editoria, secondo me. Comunque, queste due sono appunto le italiane. E poi ho l'ultima italiana, che ovviamente non poteva che non essere questa qui. L'edizione illustrata da Jim Kay, che secondo me Jim Kay è un genio, però non voglio fangirlizzare troppo, va bene? Suppongo che la conoscete tutti, è una versione super famosa, cioè dei primi tre libri. Il quarto non uscirà sfortunatamente quest'anno, ma perché Jim Kay dice che vuole prendere più tempo, anche perché insomma è lunga fare il quarto libro, secondo me. La mia voglia di collezionismo è iniziata poi quando ero un giorno a Mantova. Io ricordo abbastanza dove compro i libri, si ricompro in libreria, e ho visto questa versione e mi piaceva troppissimo ed è ancora la mia versione preferita. E ho detto, dai, la compro. Ed è questa qui. Questa è della Bloomsbury di qualche anno fa, credo. Anzi, ve lo dico subito. È del 2014 e di questa ho anche il quinto e il settimo perché sono bellissime. E oltre al fatto che mi piace un sacco il font dentro, sì, lo so, di nuovo, sono un pochino fissata col font. Mi piace un sacco anche magari la prima pagina con tutte queste stelline e non poteva che mancare la mappa. Cioè, in generale poi mi piacciono un sacco queste per i disegni. Poi adoro Hagrid qua perché è semplicemente mi fa ridere. Non vi fa ridere la faccia che ha Hagrid, tipo... A me sì. E poi dietro c'è Edwige, cioè suppongo sia Edwige con una lettera, un gufo con una lettera. Poi non mi fa salire i feels vedere Hogwarts, a me sì, tanto. Passando avanti, ho la versione americana in paperback perché sono povera, nel senso che l'ho comprata perché costava qualcosa come 5 euro su Amazon. Come potevo non prenderla? Ha ovviamente scritto Sorcerer's Stone, quindi è ovviamente la versione americana, e di questa ho anche il terzo libro. Here it is. Che in realtà, cioè, queste copertine qua mi fanno un po' cacare, però, ma la cosa bella
bella di queste edizioni, a parte le copertine che sono un po' così così, è l'illustrazione iniziale, che io non voglio piegare il libro, mi spiace, però è molto molto carina, con Harry piccolino, e c'è all'inizio di ogni capitolo, quindi è sempre molto molto carina. Poi c'è questa cosa qui, queste tre stelline, che sarebbe il mio prossimo tatuaggio. È semplicemente qualcosa di molto minimalistico, però è bello, mi piace molto. La copertina in sé è brutta secondo me, nel senso, non mi piace molto questo stile di disegno, però ha un sacco di cose riguardanti il primo libro, cosa che per esempio questo non ha, nel senso, diciamo che è una scena in particolare, per non parlare questo cosa c'entra con il libro. Questa è la più accurata secondo me, perché a uno ha Harry sulla scopa, qua c'è il boccino d'oro, non so se si vede, qua ci sono, c'è Fluffy, fa Fuffi in italiano, insomma il cane di Hagrid, qua c'è l'unicorno, poi ovviamente la foresta proibita, il castello, non lo so, è tanto carina, cioè è carina nei suoi particolari ma non nel complesso generale. La prossima la adoro, adoro in realtà tutte le versioni di questi libri, e infatti ce le ho tutte, sta la mia primissima edizione completa in inglese di Harry Potter, ed è questa qui. C'è anche in italiano, però io l'ho presa in inglese. Non li tocco mai, ok? Io li pulisco, ma non li ho mai aperti, quindi non intendo aprirli. Sono un po' fissata ogni tanto. È sempre una versione americana, ovviamente. Vedete che ha scritto Sorcerer's Stone. Ed è della Scholastic. Ha sempre le immaginine dentro e le stelline in alto. Se tutti i libri sono messi in fila, viene fuori Hogwarts. Cosa più figa? Mai. Parliamo poi della copertina in sé, che è semplicemente bellissima. Abbiamo Harry e Hagrid a Diagon Alley, con un sacco di negozi che sono troppo british, mi piacciono un sacco di maghi e streghe intorno a loro, anche folletti, qua c'è uno che sembra un coniglio ma ok, e c'è Edwige sulle spalle di Harry, cioè ragazzi, è bellissima. Ma il meglio secondo me viene sempre dietro in ognuna di queste edizioni, perché infatti dietro abbiamo Harry che si vede nello specchio delle Ebram con Lily e James, e poi c'è una citazione di Albus Silente. Com'è che è in italiano? Sto iniziando a dimenticare le cose in italiano leggendo troppe cose in inglese, ora ve la dico. Non serve a niente rifugiarsi nei sogni, Harry, e dimenticarsi. Scusate quanto è bella questa scena, è bellissima. Direi che è abbastanza. Ora vi mostrerò due edizioni praticamente identiche, ma differenti. Infatti ho due versioni uguali del ventesimo di Harry Potter e la pietra filosofale. Sinceramente vorrei averle tutti e quattro, ok? Solo che costano. Però ho quella di Serpeverde col serpente, e poi con, suppongo sia il barone sanguinario dietro, è verde e anche sopra e ovviamente anche sotto, e alla fine ha delle domande riguardanti Serpeverde e anche un'immagine di Piton. Ok, vabbè. E poi ho ovviamente quella di Corvo Nero, che essendo la mia casa non potevo non prenderla. È bellissima, mi piace davvero tantissimo. Davanti ovviamente al simbolo di Corvo Nero, e dietro a... oddio, c'era anche scritto dietro, ragazzi, chi era? Questo è il barone sanguinario e questa è la dama grigia. E vediamo chi c'è in fondo. Oh, che carino, c'è Flitwick. Che carino. Quindi suppongo che in Grifondoro ci sarà la McGonagall e in Tasso Rosso la Sprout. Non lo so, lo scoprirò quando le comprerò. Queste due sono davvero molto belle. Mostrano davvero quanto io sia ossessionata, perché le ho comprate di due case. Perché non ne ho comprate della mia casa, ma anche della mia seconda casa. Anche se, ragazzi, ho ancora problemi a capire qual è la mia casa, ma non è questo il video. Ok. Ho altre due copie. La prima che vi mostro delle ultime due è questa qui, comprata in Spagna a caso, perché non ho neanche bene idea di quale lingua sia. Lo so che sembra uno spreco di soldi, però la copertina non è bellissima. Credo sia in galiziano comunque, ora provo a leggere. Harry Potter es orfe y viu en unes condiciones infrahumanes a casa d'un ties despietas y del sue insupportable così Dudley. Qualcuno ha qualche idea? È Harry Potter y la pedra filosofale, fatemi sapere. E poi sempre ad Alicante ho comprato Harry Potter e la pietra filosofale. Allora, questa copertina in realtà non è la mia preferita di questa versione, perché ho anche il secondo, ora lo trovo. Eccoli qui. Allora, il primo è appunto questo qui e il secondo invece è questo. Devo dire che come copertina preferisco questa per adesso, ma la mia preferita è quella del terzo. Prossima volta che vado in Spagna compro il terzo, perché ho deciso che vorrei fare la collezione anche di questi. Questa ha Harry al Platform 9 and 3 quarters e
con l'Hogwarts Express, che è molto molto bello in questa immagine con la HD Hogwarts. E poi c'è Harry un po' spaventato, un po' I don't know why I'm here, con Edwige sulla sua spalla. E dietro c'è scritto Andren 9 e 3 quarti, e c'è appunto una finestra, una specie di apertura, e qui ci sono dei genitori, qui c'è l'Hogwarts Express, non lo so ragazzi, è carina, però secondo me questa un po' di più. Poi mi piace un sacco che questa qui abbia anche la saetta sul Potter, e il font poi è molto carino, mi ricorda molto di più i film rispetto a quelli, quella brutta italiana. Dentro poi c'è Zia Rowling, vabbè, non ha nessuna illustrazione all'interno, e la cosa brutta di questi libri è che sono alti, cioè questo qua è quello spagnolo, questo qua è quello del XX, sono un po' più alti, mi danno un sacco fastidio, non so mai dove metterli. Quindi questo è tutto per il video di oggi, è la mia collezione della pietra filosofale, spero vi sia piaciuta, fatemi sapere quanto pazza sono da 1 a 10, ma soprattutto se anche voi avete questa ossessione di fare la collezione dei primi libri di qualcosa o semplicemente di avere più copie di un libro. Noi ci vediamo al prossimo video e bye!